continuano i nostri incontri. Devo dire che è stata una mattinata molto bella, interessante, profonda, devo dire, con tanti momenti significativi. Io vicino a me ho l'organizzatrice, devo fare innanzitutto i complimenti. Grazie. A te, ad Alessia Bauson, non me lo ricordo mai, ma non fa niente. Vabbè, ti chiedo scusa. Niente. Perciò devo farti i complimenti per l'organizzazione, veramente grazie. Bella, in un angolo della Calabria molto suggestivo, se non il più bello. Grazie. E poi vicino a noi abbiamo una collaboratrice del Quotidiano del Sud che si chiama? Ilaria Giuliano. Ilaria Giuliana. Allora, iniziamo con te. Perché questo incontro con la giornalista? Perché vogliamo presentare anche... diciamo la nuova generazione di giornalisti che hanno partecipato a questa bellissima iniziativa. Innanzitutto ti faccio complimenti per la conduzione del dibattito grazie. Di questa mattina, veramente grazie. Da professionista. Grazie. Allora, ti do la parola, dimmi lo tutto. Tengo io? Come... No, tu ok, grazie. Allora, un saluto a tutti, grazie a Liberi TV per aver seguito in diretta la mattinata e continuerete a seguire anche la sessione pomeridiana. Abbiamo parlato dei giornalisti, delle giornaliste oggi presenti in sala, perché? Perché io come organizzatrice ho proposto di lanciare tre giovani ragazze in formazione, comunque molto giovani, che fanno giornalismo quotidianamente, che scrivono in vari giornali. Alessia Ragusa scrive per Cosenza Informa, Ilaria Giuliano scrive da qui a poco. Per il Quotidiano del Sud, poi c'è un'altra giornalista della Gazzetta del Sud. Ho voluto personalmente chiamarle con noi per lanciare un messaggio alle giovani generazioni che possono lavorare, possono rimanere in Calabria e possono dare tanto, perché sono delle ottime risorse e Ilaria oggi l'ha dimostrato di esserlo. Alessia, io voglio farti le domande che ti potrebbe fare la gente, no? Le domande molto semplici. Come è venuto in mente, innanzitutto sappiamo perché è venuto in mente organizzare questa manifestazione, ma mi è piaciuto il passaggio che ha fatto questa mattina una delle partecipanti, Debora, che diceva che questo è merito non del fatto che è successo, bensì dei calabresi e degli organizzatori. Adesso voglio sapere un po' la dinamica, come è nata proprio l'iniziativa, poi organizzare qua in questa bellissima location questo evento importantissimo nazionale. Allora, l'evento è nato in maniera naturale, fondamentalmente, grazie al sodalizio tra me e Massimo Arcangeli, con cui abbiamo collaborato e continueremo a collaborare anche nei prossimi eventi in programma. E fondamentalmente è nato da un'esigenza di questo territorio, del territorio della Calabria, perché si rischiava di avere un'onta negativa rispetto a quello che era successo e quindi la società, le forze sociali della Calabria, a partire dagli imprenditori, gli albergatori locali e non solo di tutta la Calabria, hanno sentito la necessità di lanciare un forte segnale, che questo non è un territorio omofobo, non è un territorio dove si discriminano le persone e che anche il turismo LGBT è una forte risorsa, come ha detto recentemente la nostra sottosegretaria al turismo, Dorina Bianchi. No, io volevo dire, innanzitutto volevo fare una precisazione, che il fattaccio che è successo, io lo chiamo il fattaccio, è stato non di un albergatore, bensì da un fittacamere privato, certo. Che non ha neanche la residenza sul luogo, ha un appartamento ed è stata fitta queste camere. Perciò è bene avete fatto a specificare le categorie, certo. Perché insomma hai visto che poi la Calabria partecipa, non è una regione omofoba, certo. Ed è giusto che sia stata chiarita questo fatto. Passiamo un po' alla collega giornalista, diciamo che a me è piaciuta tanto come ha condotto questa mattina, tutta l'esperienza, diciamo come l'hai vissuta questo evento? Innanzitutto voglio ringraziare Alessia Bausone e anche Massimo Arcangeli per avermi contattato personalmente, per far sì che io potessi vivere appieno questa esperienza. Allora, è un tema che mi ha sempre interessato, perché come diceva Alessia è una risorsa la comunità LGBT che può dare tanto, deve insegnarci ad aprire la nostra mente, a non radicarci nella nostra piccola mentalità di paese. Poi in secondo luogo questo aberrante episodio che è successo nel mio paese, perché io sono di Ricati,
mi ha colpito tantissimo, però soprattutto mi ha colpito come subito ha reagito il mondo istituzionale, quindi partendo dalla nostra sindaca Giulia Russo, che ha condannato subito questo atteggiamento, e anche il mondo, insomma, degli albergatori, imprenditori turistici, perché ricordiamo che Ricadi, il suo comprensorio Capo Vaticano, vivono di turismo, quindi siamo un comune ad alta vocazione turistica, ed essere etichettati come omofobi non ci stiamo. Come è stato, diciamo, il primo impatto sul fattaccio, diciamo, da parte giornalisticamente, come l'hai vissuto emotivamente proprio quando, il momento che hai saputo che è successo questo fatto? Una giornalista che poi ci tiene alla sua regione e al suo paese. Io ricordo perfettamente, era il 23 luglio, ero a casa, avevo appena finito di redigere i miei articoletti da inviare al quotidiano e subito questa notizia dalla Repubblica.it. Ho letto Ricadi, omofobia, ho detto cavolo, cos'è successo? Allora ho approfondito la notizia e sono rimasta molto molto male, scoraggiata anche a tratti, perché ho detto non può essere che nel 2017 ancora dobbiamo combattere con questa mentalità. E ho voluto anche condannare nel mio piccolo chi magari giustificava questo episodio dicendo vabbè, magari si tratta di un signore di una certa età, ignoranza, ma non va bene, cioè non è una scusante, bisogna comunque far sì che una persona omosessuale venga considerata per come si pone nella società, quindi che rispetti la legge, che sia una brava persona, perché se va a dormire con un uomo o con una donna, a me cosa importa fondamentalmente? Parliamo di discriminazione. La discriminazione, secondo te, le leggi attuali sono un po' molto leggere sulla discriminazione? Ci vorrebbero leggi un po' più pesanti? Questa la faccio anche a te dopo, Alessio. Beh, personalmente credo che purtroppo il nostro sistema normativo forse ancora pecca su questo aspetto, perché sì, la Carta Costituzionale, l'articolo 3, parla del principio di uguaglianza, uguaglianza formale, sostanziale, però secondo me ancora rimane sulla carta, non viene applicato appieno. Mi auguro che il mondo politico, il mondo, insomma, legislativo possa davvero porre fine a questi eventi omofobi, insomma, e faccia una legge come si deve. Vediamo Alessia sulla stessa domanda come mi risponde. Io invece penso che alcuni strumenti normativi oggi ci siano. Per quanto riguarda la discriminazione da parte di albergatori, pubblici esercizi, riguarda il diritto privato, che è una competenza esclusiva dello Stato, quindi lo Stato se ne deve fare carico, e forse pure noi giuristi. Quindi la mia proposta, anche ai deputati che oggi sono intervenuti, è e sarà, perché glielo dirò direttamente, di fare insieme una proposta di legge contro la discriminazione nell'accesso ai servizi. Per cui non ci saranno più a livello nazionale, se verrà approvata, depositata e poi approvata, episodi come quelli di Ricadi. Bene, io vi ringrazio per questa piccola intervista, complimenti per come hai condotto e per un futuro roseo, diciamo. Ecco, sei veramente brava. Grazie a voi per aver organizzato questa bellissima manifestazione. E mi auguro che ce ne siano altre. Assolutamente di sì. Di tanto interesse come ha portato questa. Grazie. Grazie mille. Però ho scelto la strada della tossicodipendenza, che è stata una morte lenta, o almeno pensavo che dovesse essere per me una morte lenta. La strada della tossicodipendenza mi faceva vivere delle problematiche ancora più grosse, quindi procurarsi la droga è un percorso abbastanza duro, che ti porta comunque anche a... portato a degli ingressi nel carcere, non me ne vergogno perché è stata la mia vita e ne parlo tranquillamente, non ho nessuna vergogna di quello che sono stato purtroppo. E, negli anni 80, tra gli anni 80 e 90 c'è stato il periodo, il boom purtroppo anche dell'HIV e non mi sono fatto mancare neanche quello. E la mia vita andava avanti così, pensavo di dover morire con una siringa nel braccio, non pensavo assolutamente al mio futuro. E poi l'importanza delle informazioni, l'importanza delle... Io cercavo attraverso la tossicodipendenza, attraverso questo carattere molto, molto esuberante, molto forte, di attirare l'attenzione in qualche modo, di riuscire a comunicare il mio disagio, che non era colto, ma non perché non voleva essere colto, è perché veramente non esistevano strumenti.
Poi cosa è successo? Dopo tanti anni di tossicodipendenza, e questo dolore della tossicodipendenza non mi faceva pensare al dolore che io mi vivevo da quando ero piccolo e che non riuscivo a dare un nome. Dopo tanti anni, fortunatamente, così, piano piano sono iniziate a veicolare le notizie. Quindi ho conosciuto delle persone che avevano fatto un percorso di transizione proprio da femmina a maschio, alcune che erano durante il percorso. Abbiamo deciso di incontrarci, le prime volte che andavo su internet. Abbiamo deciso di incontrarci, io ricordo sempre con grande affetto queste persone, che con loro sono ancora in contatto. Uno di loro aveva il seno fasciato e si tolse questa fascia, disse a me: togliti la maglia, mettiti questa fascia. Io mi misi questa fascia che lui aveva tutta sudata addosso, che gli serviva per comprimere il seno, perché ancora non aveva finito il suo percorso. Poi rimisi la maglietta sopra questa fascia e iniziai a riconoscermi. Allora per me fu come andare in un teatro e vedere aprire queste tende e vedere la scena della mia vita. Finalmente avevo capito, avevo dato un nome soprattutto al mio disagio. E in quel momento, dopo aver riconosciuto qual era il disagio, ho pensato, ho detto, allora posso risolvere questo mio disagio. E di lì è iniziata una ricerca, quindi a capire quali potevano essere i centri che seguivano queste persone. Quindi mi sono recato al centro ONIG di Bari, che è l'Osservatorio Nazionale di Identità di Genere, dove mi hanno accolto. È iniziato questo percorso. Contestualmente ho conosciuto anche la mia compagna, che mi ha dato un input in più. Dobbiamo dire che la mia compagna mi ha conosciuto come Michela. E la cosa bella, innanzitutto non l'ho preciso perché c'è da precisare che lei sia eterosessuale, perché non esiste proprio. E le ho stravolto la vita, perché era una donna sposata, ha due figli che la amano e l'adorano dopo il periodo, insomma, che è comprensibile. La bellezza di questa persona e questo grande amore è che questa persona è riuscita a vedere in me Michele, nonostante l'involucro, quindi bisogna andare sempre oltre, cosa che ancora io non ero capace di vedere. E quindi abbiamo iniziato questo percorso insieme, dove lei mi ha accompagnato. Io le ho detto: guarda, io per amarti devo amare me stesso, perché io non mi amo, quindi secondo me io non ti amo veramente fino in fondo, oppure questo amore non è concreto come dovrebbe essere. E lei mi ha detto: a me non interessa quello, io amo te come persona, a prescindere da quello che può essere il tuo involucro, quello che è la tua estetica. E quindi ho iniziato questo percorso. E come ho iniziato il percorso, le sostanze che hanno tenuto in pugno la mia vita per anni hanno perso la loro virilità, ma veramente la loro virilità nei miei confronti, perché ero schiavo delle sostanze stupefacenti. Quando mi sono reso conto che c'era un percorso di vita per me, che io potevo finalmente essere me stesso, l'eroina, la cocaina, le sostanze, perché facevo uso di tutto, sono stato un eroinomane e cocainomane per tantissimi anni, queste sostanze sono diventate nulla, eppure sono stato in comunità, abbiamo provato di tutto per togliermi di dosso queste sostanze. È bastato iniziare ad amarmi, a capire qual era il mio disagio, a capire che c'era una vita anche per me, a sentirmi accettato e soprattutto accettarmi io. Quindi le sostanze sono oggi un brutto ricordo. Ho fatto tutto il mio percorso di transizione, e sono all'anagrafe ormai Michele da tempo, però tutti ormai mi conoscono come Michi e va benissimo. E quindi mi sono attivato per fare qualcosa anche per gli altri, ma non per buonismo, perché sento proprio la necessità e credo sia necessario fare qualcosa affinché le persone non inutilmente non attraversino i tunnel più brutti della vita, quando si possono evitare tranquillamente. Quindi ho fondato un'associazione di volontariato che si chiama Tgenus, ovvero verso il genere, dove nel giro di pochissimi anni è conosciuta abbastanza su tutto il territorio nazionale. Cerchiamo di fare quello che possiamo, soprattutto creiamo rete con le altre associazioni,
le figure professionali come gli avvocati, i psicologi, con i centri esistenti, perché la necessità di fare rete è importantissima. E poi mi occupo anche di HIV, prevenzione sulle malattie a trasmissione sessuale, non solo. Quindi sono anche vicepresidente nazionale di un'associazione, NPS Italia, Network Persone Sieropositive, perché è necessario parlare con i giovani, non è facile, non è facilissimo entrare nelle scuole. Qua siamo in Calabria, io vengo dalla Puglia e vi assicuro che non è facilissimo. Quindi c'è una cultura veramente ancora molto arretrata. Quando si sente parlare di sesso si pensa sempre che il sesso sia legato a qualcosa di brutto, quando invece il sesso è una cosa naturalissima ed è giusto che i ragazzi vengano formati e che sappiano avvicinarsi alla sessualità con consapevolezza. E diciamo che la situazione è molto migliorata rispetto a tanti anni fa. Adesso c'è più visibilità, siamo molto più visibili, ci sono molti più centri, lo vedete, l'evento di oggi in Calabria è una risposta incredibile, io sono felicissimo. Magari ci sarebbero volute più persone, ma non fa niente, l'importante è farle le cose, l'importante è dire noi ci siamo e ostacoliamo l'omofobia, la transfobia, lottiamo per i diritti, ma non quei diritti esagerati, noi siamo persone normalissime, non vogliamo più di nessun altro, vogliamo i diritti come tutta la gente comune. Continuano i nostri incontri, devo dire, sempre più interessanti. Oggi ero a pranzo con tutti voi e devo dire, Michele, non sapevo che eri un relatore poi alla fine della tua storia. Certo che tu della vita non ti sei fatto mancare proprio niente. Michele, il cognome? Formisano. Ci vuoi raccontare la tua storia? Sì, mi conoscono tutti come Michi perché sono nato Michela e quindi a un certo punto della mia vita ho dovuto decidere, non potevo farmi chiamare Michele e quindi ho optato per Michi come nome neutro. Sono nato Michela, mi sono reso conto subito di non essere Michela, solo che quando si è piccoli riesci a mascherare, diciamo, oppure pensi che il futuro ti riserverà quello che l'anima e il corpo che tu senti di avere. E invece così non è stato. All'età di 12-13 anni, l'età dell'adolescenza, è stato un periodo per me bruttissimo perché è esploso questo corpo femminile ed era il corpo che io non mi aspettavo, perché pensavo che mi crescesse la barba, che mi crescesse il pene, e invece è uscito questo corpo femminile. Per me è stato un grosso trauma e avevo voglia di morire, però l'attaccamento alla vita credo sia forte, è innato per tutti. Però purtroppo ho incontrato volutamente le sostanze stupefacenti, eroina, cocaina. La mia prima esperienza è stata con l'eroina perché volevo comunque in qualche modo distruggere questo corpo che non accettavo, e sono andato avanti con l'eroina, la cocaina e altre sostanze, alcol, per numerosi anni. Purtroppo negli anni, dato che sto parlando di un po' di anni fa, a cavallo degli anni 80-90 è esploso anche il problema dell'HIV, che non mi sono fatto mancare, e quindi sono risultato sieropositivo nell'aprile dell'85, quando iniziarono a fare i primi test. Pensavo di dover morire di lì a poco e invece sono sopravvissuto anche all'HIV. Nel 96 ci fu la diagnosi di AIDS conclamata, però ebbi la fortuna che uscirono i farmaci in quel periodo, quindi iniziai a prendere la terapia antiretrovirale. Sicuramente continuavo la mia vita legata alle sostanze stupefacenti, che purtroppo mi hanno portato già da subito a entrare nel carcere, perché per procurare la sostanza ero costretto a commettere degli illeciti. E la mia vita andava avanti così, pensavo dovesse finire, non mi rendevo conto neanche io però di questo, il disagio, non riuscivo a dare un nome al mio disagio. Credevo di essere una ragazza lesbica all'epoca e non mi accettavo, assolutamente non mi accettavo come lesbica, e questo mi faceva stare ancora più male. Poi c'è stato l'inizio dell'evento di internet. Innanzitutto il mio disagio non era accolto da nessuno, né dalla mia famiglia, né dalla scuola, insegnanti, perché non era conosciuto questo disagio. Adesso fortunatamente si parla di transessualismo, di transgender, di identità di genere.
E quindi vi dicevo, quando è iniziato internet ho avuto i primi approcci, di lì ho conosciuto persone attraverso internet, un gruppo in particolare italiano di ragazzi che si approcciavano a fare il percorso di genere, di identità di genere. E di lì ci siamo, li ho contattati, ci siamo incontrati, uno di loro, lo dico sempre, mi prestò la fascia durante, anzi al primo incontro, mi prestò questa fascia che lui aveva per fasciarsi il seno, e disse metti questa fascia, me la fece mettere, io misi la maglietta sopra questa fascia, mi vidi piatto e mi riconobbi. E di lì poi iniziai a informarmi anche attraverso questo gruppetto di ragazzi, a informarmi il centro più vicino a casa mia, io sono pugliese, quindi era Bari, andai all'ONIG di Bari, l'Osservatorio Nazionale di Identità di Genere. Nel frattempo avevo conosciuto una donna, che è tuttora la mia compagna, che mi ha conosciuto però come Michela, però la cosa bella, la cosa grande è che lei ha riconosciuto Michele anche attraverso la fisicità di Michela. E quindi io ho detto a lei la prima cosa quando mi sono reso conto di dover fare questo percorso di transizione. Gli ho detto, Marilena, ho detto, io per amarti devo amare me stesso, quindi io devo fare questo percorso. Lei mi ha detto, non ci sono problemi, io ti amo a prescindere da quello che può essere il tuo corpo. Io amo la tua anima, il tuo cuore, quello che tu sei, la tua essenza. Questo è stato un incentivo per amarti te stesso, proprio per recuperarti. Assolutamente, è stato un grosso incentivo, è stato l'incentivo che io aspettavo da anni. Quindi da quando ho iniziato a fare questo percorso di transizione, le sostanze che hanno fatto da padrona della mia vita per anni, mi hanno tenuto ostaggio, sono andate via così, come se non fossero mai esistite nella mia vita. E quindi ho fatto questo percorso di transizione che mi ha portato ad essere me stesso, quindi ho concluso il percorso. Sono Michele da ormai tanti anni, anche per lo Stato, per la società. E la cosa che mi piace, diciamo, innanzitutto perché è una storia con un finale positivo, un bel finale. E quello che io voglio fare, da tempo ormai lo faccio, da anni, è mettere a disposizione la mia esperienza per sostenere e combattere lo stereotipo gli stereotipi che esistono, combattere la transfobia, sostenere le persone che vivono questo disagio e magari non sanno tuttora, ancora nel 2017, che può esistere un percorso di vita anche per loro. Quindi ho fondato l'associazione Te Genus, che significa verso il genere, l'ho fondata da pochissimo, nel 2014, che si occupa di identità di genere. Quindi sei il vicepresidente nazionale o presidente? Io sono il presidente di Te Genus, il fondatore di Te Genus, e noi ci occupiamo dell'accoglienza di queste persone. Con sede? Con sede a Taranto, però abbiamo anche la sede a Roma e su tutto il territorio nazionale siamo riusciti a creare una rete in modo che in tutte le città ci sia un punto di riferimento e le persone sanno comunque dove andare, riusciamo a inviarle all'attenzione o di centri o di professionisti. E poi mi occupo anche di problematiche legate all'HIV, alle malattie a trasmissione sessuale e prevenzione dalle sostanze stupefacenti, con NPS Italia, di cui sono vicepresidente nazionale, e lì facciamo molta prevenzione, quindi, perché ancora è necessario, si parla pochissimo di affettività, si parla pochissimo di sesso nelle scuole, il sesso equivale a un qualcosa di promiscuo, invece assolutamente i ragazzi devono capire ed essere consapevoli. Io ti faccio una domanda che ho fatto un po' agli altri, nel senso che tu hai dei genitori, logicamente, non so se ci sono ancora, però nel momento che c'è stata questa trasformazione, che tu ai tuoi genitori hai dovuto, diciamo, dire questa verità, qual è stato poi il rapporto proprio con i tuoi genitori, come l'hanno preso, essendo anche un meridionale? Allora, i miei genitori erano separati, però io posso dire che mia madre, quindi con mio padre non ho avuto un granché di rapporto, però posso dire che mia madre mi ha sempre seguita, è sempre venuta a colloquio, purtroppo, quando anche io mi trovavo in carcere, quindi nel momento in cui le ho detto mamma devo fare questo percorso,
La cosa principale che a lei ha preoccupato era il fatto degli interventi, quindi lei mi diceva... preoccupato perché il passaggio è pesante. Esatto, è abbastanza pesante perché fai degli interventi chirurgici non indifferenti, quindi lei era preoccupata per questo. E poi da meridionale, sotto sotto, c'era anche un'altra preoccupazione. Lei, secondo me, ed è così, pensava, dice, cosa devono dire le altre persone quando inizieranno a vedere Michela con la barba, questo cambiamento? Invece, innanzitutto le persone, era come se l'aspettassero da tempo, quindi nessuno mi ha fatto mai una domanda invadente, anzi, mi hanno tutti accolto con un grande sorriso. Mia madre mi dice sei bellissimo con la barba, quindi meglio di così non può essere. Sì. Com'è la storia tua d'amore adesso con la tua compagna? La vivi la quotidianità? La mia vita con la mia compagna la viviamo come una coppia tranquilla, serena, come tutte le coppie. In più ci abbiamo questi impegni, diciamo, che non ci hanno mai, ecco, quando ci siamo tra virgolette tirati fuori da determinate situazioni, quindi tossicodipendenza, finito il percorso, non abbiamo assolutamente detto chiudiamoci a casa, facciamo la nostra vita. No, siamo sempre in gioco, ci amiamo, viviamo gli alti e bassi come tutte le cose. Diciamo che la vostra esperienza, per questo ti ho fatto parlare a fiume, perché è una storia molto piena, interessante veramente, perché serve di insegnamento. Chi ha questi percorsi di vita, ecco, perciò questi tuoi messaggi, i messaggi degli altri partecipanti a questo convegno servono per aprire le menti e aprire la cultura. Assolutamente, voglio specificare una cosa, io e la mia compagna siamo una coppia sierodiscordante, io sono sieropositivo, lei sieronegativa e abbiamo una vita di coppia normalissima, le dovute precauzioni normalissime, igieniche che si... tra tutte le coppie dove dovrebbero esistere, quindi pregiudizi, stereotipi verso le persone sieropositive o le persone transessuali sono tutte persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, oppure le transessuali, le donne transessuali siano tutte prostitute, non è affatto vero, ci sono tantissime persone per bene, oggi credo che durante il convegno questo è stato ampiamente dimostrato. E io penso che comunque chi vive un disagio del genere, ci sono tantissime persone oggi che possono dare una grossa mano, iniziando dalle associazioni e oggi anche le istituzioni si stanno dando una mossa, insomma, e oggi ne è veramente un esempio concreto. Però dicevamo prima, Michele non si è fatto mancare niente, dalla droga al carcere, insomma, ne ha fatti di tutto e di più, insomma, è stato un monellaccio, possiamo dire. Sì, no? Sì, assolutamente. Un grande monellaccio, però poi nella sua vita ha messo anche un po' di cultura, tanta cultura con le esperienze che ha fatto, perché poi tutte esperienze, diciamo, no? Ti sei scritto un libro, come ti è venuta l'idea di scrivere un libro e raccontare praticamente la tua storia? Sì, il libro si chiama Resto Umano, il titolo ha una doppia valenza, può essere un resto umano quello che ero prima, quindi un nulla, un avanzo, e nonostante tutto una persona, resto comunque umano nonostante tutte le esperienze negative che ho potuto fare nella mia vita. Quindi questo libro è stato scritto con la dottoressa Anna Paola Lacatena, che è una sociologa, edito da Cinaschi Edizioni. Perché ho voluto fare questo libro? Perché l'ho voluto fortemente? Perché il libro ha viaggiato tantissimo e sta viaggiando tantissimo, quindi arriva a tantissima gente che poi inizia a riflettere magari attraverso la lettura di questo libro. Questo libro non parla solo di transessualismo, ma parla di tossicodipendenza, di HIV. Un po' a 360, certo, infatti dicevo, non ti sei fatto mancare niente, no. Questo libro racconta tutto. Sì, racconta tutto e mi piace che quando viene messo in discussione, insomma, il libro è comunque è un veicolo che viaggia tantissimo, è stato fatto in ebook e cartaceo, quindi tanta gente lo ha letto e ci sono stati tantissimi riscontri, quindi quello è la motivazione principale, avere dei riscontri e far sì, insomma, che la gente legga e si faccia un'idea di quello che può essere un percorso di vita. Qual è stato il momento che tu hai detto voglio raccontare la mia storia, il momento della tua vita, cosa facevi in quel momento?
Allora, ero ormai da anni, perché questo libro è uscito nel 2014, quindi abbastanza recente, ero appagato come sono appagato oggi in tutto, però io sono sempre work in progress, quindi non mi fermo mai e ho voluto fare ho detto no, dobbiamo impacchettare questa cosa e farla, questa storia, e farla arrivare a quant'altra più gente possibile. Stiamo cercando di fare la traduzione in inglese e magari pubblicarlo anche in Inghilterra, vediamo, stiamo valutando un po' di cose, anche una sceneggiatura, però questo si vedrà se arriverà. La cosa importante è lavorare tutti i giorni come stiamo facendo oggi attraverso questo workshop. Ultima domanda che ti faccio, dopo ti lascio il convegno, ti ringrazio innanzitutto per aver partecipato a questa piccola intervista. Un'opinione su questa bellissima manifestazione ideata proprio qui in questa, diciamo, cornice stupenda della Calabria, proprio qua a Capo Vaticano a Ricadi, dove è successo il fattaccio, lo chiamo io. Io sono entusiasta di questa giornata. Sono venuto un po', devo dire la verità, ecco lo stereotipo, un po' prevenuto attraverso la storia che avevo, che insomma è stata abbastanza pubblica in questo ultimo periodo, però ho trovato tantissima sensibilità e tanta gente che ha voglia di cambiare le cose, che ha voglia di lottare per i diritti, ma non per i propri, ma per i diritti di tutti, quindi viva la Calabria. Grazie Michele, in bocca al lupo, insomma non fare più il monellaccio. Assolutamente, prometto. Ciao. Ognuno di noi qui ha un'identità sessuale, questa identità sessuale ha queste componenti che sono il sesso biologico, l'identità di genere, l'uomo di genere e l'orientamento sessuale. Il sesso biologico fa riferimento a tutto quello che è il patrimonio genetico e biologico quando noi nasciamo e può essere maschio, femmina o intersex. Invece l'identità di genere è altro, ovvero fa riferimento a quello che ognuno di noi sente di essere al di là del sesso biologico, e può essere uomo o donna, ad oggi si parla anche di altro. Una cosa importante, l'identità di genere si forma dai 0 ai 3 anni e solitamente non cambia durante tutta la vita. Dopodiché abbiamo i ruoli di genere che fanno riferimento un po' alle aspettative, io direi stereotipate. Banalmente ad una cena noi ci aspettiamo che la donna è lì a cucinare e magari il marito è ad arrostire la carne, sto banalizzando. O se andiamo in Scozia vediamo un uomo con la gonna, nessuno si girerà perché è contestualmente e culturalmente accettato. Invece immaginiamo se qui ora scende un uomo con la gonna, io sono sicura che qualcuno si gira. Dopodiché invece abbiamo l'orientamento sessuale, che è l'attrazione erotico ed emotiva nei confronti delle altre persone. E questa attrazione può essere omosessuale nel momento in cui noi amiamo una persona del nostro stesso sesso, eterosessuale se amiamo una persona di sesso differente, o bisessuale se amiamo entrambi i sessi. Colgo l'occasione per ricordare che tutti e tre gli orientamenti sono in natura e che non vi è assolutamente nulla da riparare. Perché mi viene fatta questa domanda e ti ringrazio? Perché ancora oggi tanti di noi e anche tanti professionisti confondono ancora l'orientamento sessuale con l'identità di genere, quando queste sono due cose totalmente differenti. Perché Michele, appunto, nasce femmina ma si è sempre sentito uomo, ad oggi è un uomo ma è eterosessuale perché ama una donna. Ma Michele poteva anche tranquillamente amare un altro uomo e quindi essere omosessuale. Perché? Perché queste due parti sono distinte e separate. Ok? Banalmente, no? Se nel momento in cui passa una persona che sta transitando, ancora nell'ignoranza, magari si dice, ecco, è finocchio, bruttissimo il termine, passatemelo molto forte per farvi comprendere che in realtà non abbiamo di fronte una persona omosessuale, ma abbiamo di fronte una persona transgender. Sono molto tecnico e molto tranquillo. Okay. Andiamo avanti un po' col mio rete di stress. Volevo un po' soffermarmi appunto su quello che è l'evento che è successo qui a Ricadi, e quello che ha mosso questa situazione è proprio quello che tecnicamente è definito il minority stress, ovvero lo stress delle minoranze, che io dico sempre minoranze esplicite, perché se davvero andiamo a vedere tutto il sommerso delle persone omosessuali che sono sposate, hanno figli e poi hanno relazioni parallele o persone le cosiddette velate che non verranno mai fuori, chissà se effettivamente la comunità LGBT sia veramente in pochi o minoranza. Quali sono gli elementi che la compongono? Sono l'omofobia interiorizzata, lo stigma percepito e le esperienze vissute di discriminazione e violenza.
evito di leggere questo, se volete, per omofobia interiorizzata letteralmente si definisce questo, per farvelo comprendere un pochettino. È tutto quello che una persona eterosessuale prova nei confronti di una persona omosessuale, quindi il disprezzo, passatemi il termine, lo schifo, la stessa cosa la vive spesso la persona omosessuale all'inizio, ed è questo uno dei motivi per cui arrivano spesso a studio da noi. Almeno personalmente nessuno arriverà mai per essere riparato o riparata, altrimenti la strada è quella della porta e va via. Ma nel momento in cui invece arriva una persona che dice ok, io penso tramite anche l'immagine erotico di essere omosessuale, ma ad oggi non riesco a riconoscerlo, infatti la sola idea ad esempio di baciare un altro uomo mi fa schifo, mi fa proprio... Non neanche lo oso pensarlo, perché ad oggi non potrei permettermelo. Lo stigma percepito. Cosa succede? Che spesso la persona omosessuale o bisessuale ha una maggiore sensibilità all'ambiente e quindi è sempre in allerta per la serie. Io sono una persona riccia, magari un giorno sono uscita un po' più riccia e le persone mi guardano. Mi guardano perché magari sono più riccia del solito. Invece io, ad esempio, metterei subito in allerta, oh, mi sta guardando perché sono lesbica. Perché magari all'interno sento questo e quindi automaticamente tutti potrebbero accorgersi di un qualcosa quando in realtà non è così. E questo porta la persona a essere sempre in ansia e a paura di essere riconosciuta per quello che poi naturalmente è, in natura è. L'esperienza di discriminazione, e questo fa riferimento a quanto è successo qui. Le ricerche internazionali ci mostrano come le persone omosessuali e bisessuali sono più soggetti ed esposti a questi eventi appunto di discriminazione ed eventi traumatici, perché guardate, questa coppia ha avuto la forza di denunciare, ma quante persone in realtà non denunciano? E in quante persone magari un po' più fragili questo si sviluppa effettivamente come un trauma alla fine semplicemente per amare la persona della loro vita, magari, o comunque la persona con cui sono semplicemente in relazione. Per cui, cosa succede? Che l'omofobia interiorizzata porta alcune conseguenze psicologiche molto delicate, come sintomi depressivi, senso di colpa, problemi sessuali, approcci distorti, pensieri e tentativi di suicidio. Non è l'omosessualità che genera questi problemi, ma è spesso la non accettazione da parte della società e da parte spesso della propria famiglia che genera questi problemi. Per cui, ad esempio, appunto, cosa succede? Che spesso si tollerano degli atteggiamenti discriminatori, appunto, come dicevo. Ora, grazie a questa denuncia, poi abbiamo avuto degli eventi a cascata. Se magari questi ragazzi non avessero assolutamente denunciato, chissà cosa sarebbe successo. Quindi vabbè, il disagio psicologico, la sfiducia e l'isolamento, però ci sono queste, su questo vorrei molto soffermarmi. Ci sono determinate situazioni che aumentano e altre che diminuiscono il minority stress. Quello che lo aumenta è il sesso e l'età, la dimensione della città, quindi immaginate se una persona si riconosce come omosessuale qui a Ricadi rispetto a se si riconosce a Roma, il vissuto è differente. Un'altra componente importante è la religiosità. Io solitamente porto, non sono mai stata in Calabria, quindi posso farlo, sicuramente nessuno avrà ascoltato, oltre Michele che mi conosce. Vi porto due esempi per farvi comprendere quanto la religione influenza sulla persona. Un adolescente in transizione, in terza seduta, mi racconta. Dice, dottoressa, lei deve immaginare il cielo con tante nuvole intorno e intorno un corridoio lunghissimo. Su questo corridoio c'è una fila di persone e in fondo c'è Dio. Ogni volta che una persona arriva, Dio mette un'anima in un corpo. Quel giorno che sono arrivata io, Dio era ubriaco e ha messo un'anima in un corpo sbagliato. Ecco perché sono qui oggi. Ho altre frasi tipiche. Ok, dottoressa, ma io sono un uomo. Se poi io riconosco di amare un altro uomo, poi Dio non mi vuole più bene. Dietro a Dio sappiamo bene che c'è mamma e papà, non mi vogliono più bene. Perché la religione, spesso e volentieri, alcune religioni provengono fin dall'infanzia. Infatti i dati mostrano come delle religioni più aperte e che accettano, non etichettano, non sono restrittive, portano il miglior vissuto del proprio orientamento sessuale nella persona. Un'altra cosa molto importante che riduce il coming out. E io dico sempre, il primo e vero coming out importante è quello con se stessi.
Se c'è questo passaggio, e subito ad esempio c'è il coming out con la famiglia, con gli amici, ma non c'è quello con se stessi, saremo per sempre delle persone comunque arrabbiate, incomplete, e saremo comunque male. Cioè, se non ci amiamo non possiamo amare gli altri. Anche perché io mi auguro un futuro dove Marco va a casa e dice mamma amo Andrea, non dice mamma sono gay, perché non ho mai visto Laura andare a casa e dire guarda mamma sono eterosessuale, ma semplicemente mamma amo Andrea. Dopodiché l'approvazione dei matrimoni dello stesso sesso, questo è un qualcosa che va a diminuire. Questo è quello che, di cui parlavamo prima. Io penso sia più corretto parlare, più che di omofobia e transfobia, di omonegatività e transnegatività. Perché? Perché la fobia è un qualcosa che provoca una reazione, tipo se vedo un topo, salto sul tavolo, mi metto a piangere. Io non ho mai visto una persona omofoba che vede due uomini, ad esempio, che si baciano, donne che si baciano e incomincia a piangere, no? Magari incomincia a dar botte, a insultare. O c'è stato un evento traumatico alla base, tipo paura dei cani perché quando ero piccola mi ha morso il cane. Questo non esiste. Invece l'omonegatività, perché c'è proprio il termine esatto, secondo me, è avversione. Avversione nei confronti alle persone omosessuali. Banalmente, fare anche battute, com'è, non vuoi guidare la macchina? Hai messo la pascemina viola, e che sei Pinocchio? Cioè, oppure, io assolutamente, puoi andare, un bravo meccanico, però è gay. Cioè, quella è tutta omonegatività. Io concludo ancora una volta ringraziandomi. Io penso che le barriere architettoniche impediscono alle persone con disabilità di raggiungere dei luoghi, ma anche soprattutto impediscono di entrare in relazione con l'altro. E penso che le barriere mentali, fatti dei pregiudizi e degli stereotipi, ci impediscono il vero contatto, il vero entrare in relazione con l'altro. Per cui eventi come quelli di stasera sono veramente di incontro e crescita con ognuno di noi. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottoressa. No, vorrei un breve cenno sull'associazione Nudi, dove lei è presidente, ecco, volevo... Nudi, siamo tutti nudi, ci mettiamo contro l'omofobia, sfogliati, bugia. Nessuno uguale, diversi insieme, è l'unica rete nazionale di psicologi che si occupa del benessere delle persone LGBT, sia in campo sociale, sia in campo della ricerca e anche in ambito clinico. Quindi è un po' questo, siamo prettamente psicologi abilitati. È questo. Va bene, grazie. Dottoressa, scusa il blitz, dottoressa, ci torna a trovare in Università Catanzaro? Così parliamo di nuovo di questi temi, molto, perché volentieri. È importante parlarle in università, si prende l'impegno di parlare. Me lo prendo, volete? Perfetto. Ok. La facciamo venire a Catanzaro o no? Ok. Con l'Anduia. Con l'Anduia, perfetto. Bene. Allora, ora abbiamo il collegamento con la dottoressa, il collegamento Skype con la dottoressa Paolo Biondi. La vediamo, Paola Biondi, la vediamo, buonasera Paola. Buonasera, voi mi sentite? La sentiamo, sì. E la vediamo anche. Certo, è un po' strano, io parlo con me stessa, quindi è un po' difficile perché non vedo nessuno, non so quanti siete. C'è una bella platea, c'è una bella platea. Meno male. Ho avuto un brivido con la domanda di poco fa, perché io sono di Catanzaro, quindi mi sono sentita subito a casa con la moglie, questa cosa non è da pochino. Mi sentite? Sì. Ah, ok, perché ho sentito il vuoto e quindi non so se... La collega prima, come dire, mi ha dato un assist rispetto a quello che sarà il mio intervento specifico sullo stereotipo e il pregiudizio. Intanto perché entrambi sono, come dire, la fonte della discriminazione. L'esempio per cui è stato creato questo evento ne è una prova lampante, no? La discriminazione, a determinate caratteristiche presunte o reali. La discriminazione nasce dal pregiudizio, ossia dal giudizio prima dell'esperienza stessa. Io penso che quella persona sia un modo di verificare che questo sia reale. Il pregiudizio ha la base sullo stereotipo. Si dice che lo stereotipo è l'anticamera, in qualche modo, del pregiudizio. Lo stereotipo è un'unione dal greco
Stereos, rigido, appunto, stabile, e tipos, che significa modello, immagine. Lo stereotipo è difficile da scardinare, si dice. Che è un'idea preconcetta, radicata, molto rigida, molto stabile, granitica, oserei dire. Stereotipo su un singolo o su dei gruppi. Che io tendo a generalizzare. Noi diciamo spesso, non so, faccio degli esempi banali, sicuramente li avrete sentiti. I genovesi sono ricchi, i siciliani sono gelosi, i calabresi sono capatosta. E non lo so, i negri puzzano, per esempio, no? Questo è un altro stereotipo. Le donne al volante, pericolo costante. Peccato che, per esempio, in questo caso la scienza ci dice, osservando appunto i dati statistici delle assicurazioni, che le donne fanno meno incidenti degli uomini, quindi che è uno stereotipo, e non è sempre così. Poi ci sono anche le donne che non sanno guidare, ma non tutte, ovviamente. Dallo stereotipo si passa al pregiudizio, in cui, io, generalizzando questa idea, per esempio, tutti i gay sono effeminati, tutti i gay sono donne mancate, le lesbiche sono tutte mascoline, le lesbiche non calcio, non sono portate per la maternità, odiano i bambini. Prima la collega, lei parlava di schifo, no? Cioè l'avversione e lo schifo verso tutto ciò che riguarda le persone omosessuali. E questo è vero, perché la base, la differenza tra omofobia e omonegatività, la base non è la paura, la base è il disgusto, ed è lo stesso disgusto che sta alla base della fobia, del razzismo. Sono gli stessi, questo lo dice molto bene Marta Nussbaum, c'è un libro di Lingiardi che, diciamo, in cui si discute proprio di questa idea. Per esempio, che i gay sono promiscui, no? Io mi chiedevo prima, partendo dalla frase dell'albergatore, no? Non accettiamo gay e animali. Quello che noi facemmo, perché io nella vita mi occupo di comunicazione, mi occupo anche di questo, quello che noi scoprimmo è che effettivamente una cosa è la realtà reale di chi vive per i diritti civili, per chi milita, eccetera, eccetera, e poi una cosa è tutto il mondo sommerso all'interno del quale, io lavoro anche con le scuole, per questo lo dico, si gesta anche il bullismo, specialmente nelle scuole di stampo omofobico, che è una, cioè, è pazzesca questo dato. Quando poi io ci misi ancora di più le mani dentro per presentare questo comunicato, vidi che nel report annuale di ArciGay mancava come appunto caso di omofobia proprio la Calabria. Quindi io dissi: questo dato vuol dire due cose, o che la Calabria è il paradiso della civiltà oppure che c'è una realtà talmente sommersa e talmente preoccupante che non viene neanche denunciata. Infatti noi privatamente raccogliemmo un sacco di cose, poi ragazzi che però non volevano denunciare, questa era la cosa grave. Cioè, il discorso che è successo nella casa vacanze a Briatico, a Catanzaro, era successa tante volte. Tanti ragazzini che magari per incontrare il fidanzato si vedevano in un bed and breakfast, non so se... E poi però quando il gestore scopriva che erano omosessuali, diceva: noi qua gay non ne vogliamo, per esempio. Quindi non è la prima volta che questa cosa è successa in Calabria. E diciamo che quest'estate, nel nostro territorio, è stata funestata quest'estate da tanti episodi di cronaca, no? Dove appunto si diceva: mi hanno tolto dalla discoteca perché amoreggiavo, non è vero, è vero, nel Salento è successa questa cosa. Quindi vediamo che è molto difficile riuscire a rintracciare una reale situazione di disagio se non ci sono neanche le strutture adeguate che raccolgono e che ascoltano quello che sono queste situazioni, che devono aver bisogno, non per chiudere il recinto e per fare una cosa più ghettizzata, ma devono aver bisogno di strutture dedicate che ascoltino questo tipo di situazioni. Noi ci siamo proposti tante volte, anche per quanto riguarda, anche cavalcando situazioni elettorali, perché quando ci sono delle elezioni tu vai lì a dire: bene, c'è l'elezione, se tu vinci cosa ci dai?
E allora noi siamo andati tante volte, ci sono tante persone qui in sala che hanno condiviso con me questo progetto. Abbiamo chiesto alle varie amministrazioni che venisse riconosciuto uno sportello di ascolto dedicato nella nostra città, perché come dicevo prima all'amico di Torino, quello che nelle altre città è scontato ed è magari, come dire, il minimo sindacale in relazione alle situazioni dei diritti di ascolto eccetera eccetera, nella mia città non è così, cioè bisogna partire proprio dalla base. Motivo per cui io, visto che siamo tutti qua, Padre, Figlio e Spirito Santo, come si dice in Calabria, e ci sono comunque tutte le realtà vere di lotta che hanno fatto un sacco di lavoro fino a questo momento nel nostro territorio, tra Cosenza, Reggio e Catanzaro, io la butto così sta bomba, perché almeno partiamo con un dato concreto. A me piacerebbe che tutti noi ci impegnassimo a far sì che il prossimo Gay Pride, l'anno prossimo, sarà a Catanzaro, Che dici? Perché Pride, quello che ci, però alla gente gli devi dire, capito? Ci sono sempre dei livelli diversi di comunicazione, no? Allora, la cosa che mi piacerebbe è che anche magari con Alessia, visto che ci siamo anche, abbiamo fatto questa cosa qui a Ricadi ed è molto bella questa collaborazione, visto che siamo tra noi fondamentalmente, nel senso che non è che ci sono altri comparsi che dovremmo coinvolgere, noi siamo quelli fondamentalmente che... Cioè decidiamo magari già da ora, se possibile, di costituire magari già il comitato attivo che si prenderà cura di questo sport. Anche perché ci sarà bisogno di tantissimo lavoro, perché ripeto, non siamo a Bologna, non siamo a Roma e non siamo magari anche in città molto più, voglio dire, politicamente civili, come le chiamo io, come Cosenza, ma siamo a Catanzaro, non per fare la vittima, ma perché effettivamente da noi c'è una realtà particolare. E Thor ha detto sì anche questa volta, quindi vedi? È così. Quindi insomma mi piacerebbe che magari da questo tavolo si uscisse fuori con un intento comune, condiviso, che potrebbe rappresentare veramente un bel segnale. Questo è il mio intervento, grazie. Noi andiamo avanti. Ma questo va? Ma non funziona. Sì, sì, questo va. Radio Radicale c'è sempre. Anche in condizioni estreme. Sì. Però non ci fermiamo e andiamo avanti. Per cui do la parola a Mirella Giuffrè dell'associazione AGEDO, associazione di genitori e amici di omosessuali. E lasciatemelo dire, è un'associazione importantissima per il nostro movimento LGBTQIA, quante lettere vogliamo mettere, o a volte usare l'accezione gay con l'acronimo di Good As You potrebbe anche funzionare, in altro modo. E do la parola a Mirella, devo dire anche con un sentito molto particolare, quello che ti raccontavo e che raccontavo prima, di una mamma che mette fuori figlio di 18 anni perché è deviante sulla sorellina di 10 anni. Questa è l'Italia che dobbiamo provare a cambiare. E infatti principalmente è per questo che nasce AGEDO, 23 anni fa a Milano, in Calabria c'è da 2 anni, a Reggio Calabria. E nasce proprio da un gruppo di mamme, di genitori che hanno sentito l'esigenza di scambiarsi questa esperienza di vita nell'affrontare la scoperta. Dicevo, nasce dall'esperienza di alcune mamme che hanno sentito l'esigenza proprio di comunicarsi le loro storie, perché proprio quando arriva nella cosiddetta... Oddio, stavo dicendo una parola drastica. Nella cosiddetta famiglia tradizionale,
che è l'emblema di questa società oscurantista che ci ha portato oggi qui a disquisire proprio di questi temi, è sempre uno tsunami, nonostante ci siano dei genitori con mentalità più aperte o genitori come i genitori di cui parlava Antonello, che allontanano da casa i ragazzi. E quindi Agedo ha sentito la necessità di espandersi un po' in tutta Italia, ci sono più di 23 sedi territoriali. L'importanza della presenza dei genitori nelle lotte che i ragazzi... Gocciola? Gocciola il tetto? No. Sì, lei in mezzo, bellissimo. Allora, l'importanza che i genitori Agedo, che la presenza dei genitori Agedo e dei genitori in genere hanno nelle lotte di attivismo puro che ogni giorno i nostri figli devono affrontare è proprio questa, è proprio la credibilità che sicuramente una persona eterosessuale ha di più, a prescindere, è brutto dirsi ma è così, rispetto a un ragazzo dichiaratamente omosessuale. Però la cosa che noi genitori ci chiediamo spesso è quando è importante parlare con i figli in genere, al di là di come poi si dimostreranno nel loro orientamento sessuale, quando forse è importante cominciare a parlare di sessualità, perché poi dopo forse è troppo tardi. Anche questa, la nostra società ci impone anche questo tipo di condizione, quindi anche la nostra entrata nelle scuole è ostacolata sicuramente dai vari promotori delle ideologie gender, sta proprio in questo, perché parlare in genere, la relazione in genere con i figli è sempre un po' contrastata, l'abbiamo passata tutte anche noi da figli. Quando poi si tratta di parlare della sfera della sessualità sicuramente molto di più, però se se ne comincia a parlare sin da piccoli, anche dai 4-5 anni, quando già i bambini hanno la contezza della differenza fra uomo e donna, prima ancora che gli vengano inculcati quegli stereotipi e di quei ruoli di genere di cui prima parlava la dottoressa. E quindi anche ascoltare i termini gay o lesbica cominciano ad avere, ascoltarli in maniera sbagliata, quindi con un'accezione negativa, sicuramente li forgerà in maniera negativa, prima ancora che loro sappiano di che cosa stiamo parlando, a cosa si riferiscono questi termini. È stato già detto stamattina, intanto a me piace sempre parlare non di omosessualità ma di omoaffettività, perché in qualche modo l'omosessualità o comunque i temi sull'omosessualità, lo abbiamo detto e stradetto, non sono legati solo al tema della sessualità, all'atto sessuale, è una costruzione di un rapporto di coppia che si va a formare, così come si va a formare la coppia eterosessuale. E le incomprensioni, la durata o l'infedeltà di una coppia omosessuale è esattamente uguale a quella di una coppia etero. Quindi sicuramente uno dei nostri scopi principali, il tema del nostro tavolo è cosa fare e cosa non fare in tema di omofobia. Intanto cosa già facciamo da anni, perché non è che ci stiamo svegliando stamattina noi Movimento LGBT in Calabria a dire da oggi facciamo questo, in campo nazionale viene fatto, in Calabria viene fatto da più di 10 anni, Agedo nasce a Reggio Calabria da 2 anni, ma noi abbiamo lavorato spesso in partenariato, siamo già all'interno delle scuole, soprattutto quest'anno, negli ultimi 2 anni, con progetti promossi e diretti dal MIUR,
che non è cosa da poco, perché mentre prima noi associazioni cercavamo in tutti i modi di entrare nelle scuole per parlare con gli insegnanti, con i genitori, in qualche modo insomma, lo Stato si è svegliato e ha capito che deve promuovere lui stesso i progetti e quindi chiede il nostro partenariato. Quindi quest'anno siamo stati anche in provincia di Vibo e abbiamo lavorato. Però la cosa che questo magari poi sarà sviscerato in maniera più tecnica dai comitati Arcigay. La cosa che mi preme sottolineare e per cui io sono qui stasera è che è importante, è importantissimo trasmettere ai genitori che sono presenti o comunque quando ci sono sempre nelle platee che non bisogna avere né paura né vergogna, perché la paura si supera con l'informazione, la vergogna non deve esistere, perché al di là di tutto noi genitori di ragazzi omosessuali abbiamo un punto in più, perché ci rendiamo conto che l'amore assoluto, mi emoziono sempre quando dico questa parola, l'amore assoluto che noi abbiamo per i nostri figli è centuplicato, perché ci rendiamo conto che dobbiamo difenderli maggiormente dalla cattiveria delle persone anche forse da questo Stato che poco ce li tutela, perché io come genitore di due figli, una lesbica e uno etero, pretendo che lo Stato mi tuteli e tuteli i miei figli, al di là del loro orientamento sessuale. E quindi questa forse è la necessità di cui parlava stamattina anche il consigliere, di avere una legge contro l'omofobia, perché così come la legge Cirinnà sulle unioni civili ha aperto un portone nella storia del movimento LGBT, una legge contro l'omofobia, però una legge fatta bene, lasciatemelo dire, su questo insomma, sulla presentazione di questa legge in Calabria un po'. Non lo so, noi come Agedo Nazionale siamo presenti in tutti i tavoli tecnici, dico in tutti, e quindi se la legge si fa si deve fare bene, se no è meglio non farla, deve essere ricca di contenuti. La cosa poi che vorrei ulteriormente sottolineare è l'importanza della collaborazione non solo fra le associazioni territoriali, e quella già c'è, forse deve aumentare, deve essere più fattiva, perché fare squadra, lo sappiamo bene, fa vincere. Però è importante forse che si incentivi anche la collaborazione con le istituzioni e con gli enti pubblici, che non devono fare solo queste passerelle, ma devono essere proprio fattivamente presenti. Scusate se parlo un po' così con rabbia, ma non è perché noi ci siamo sul territorio, perché noi sappiamo gli ostacoli che troviamo quando andiamo a fare la domanda per un progetto, quando andiamo a fare la richiesta per entrare in una scuola a fare dei progetti. Parlo del nostro territorio calabrese, chiaramente. E quindi è importante che le istituzioni siano presenti fattivamente e in maniera collaborativa, facendosi essi stessi promotori di politiche scolastiche e sociali molto più inclusive di quelle che abbiamo oggi. Mi sembra di aver detto tutto, vi ringrazio per questa opportunità. Grazie Mirella, e ora do la parola ai comitati Arcigay di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria nell'ordine. Ho lasciato questa parte conclusiva del tavolo anche per capire in realtà il contatto diretto con i territori, che cosa succede poi sui territori, perché le associazioni LGBT sono associazioni molto particolari, perché sono associazioni che da una parte, consentitemelo di dire, fanno politica, che non significa fare partito politica, ma significa interloquire con le istituzioni, fare politica, vivere nella polis e rivendicare diritti, e dall'altra parte fanno servizi di assistenza e di vicinanza
alla comunità LGBT. Questo perché da una parte è necessario che ci siano leggi, è necessario che ci siano interventi anche sanzionatori nei confronti di reati veri e propri, nei confronti delle discriminazioni, ma è anche necessario però che ci sia un investimento positivo sull'estensione del diritto, ovvero le nostre battaglie non sono le battaglie della comunità LGBT solamente, ma sono le battaglie di tutti e di tutte. L'estensione del diritto è un qualcosa che ha a che fare con il benessere della comunità tutta. Un'imprenditoria capace di capire che la possibilità che la comunità LGBT possa creare indotto su un territorio che ha bisogno di lavoro è un qualcosa che tocca sviluppare alle associazioni sul territorio. Bisogna dare un messaggio anche chiaramente positivo di investimento sul diritto, e questo è un lavoro faticoso, un lavoro quotidiano, ma un lavoro fondamentale e cruciale all'interno della nostra, delle nostre singole associazioni, che spesso sono litigiose tra di loro, spesso non riusciamo a trovare un orientamento unitario, però in realtà poi credo che nei momenti importanti riusciamo sempre a stare tutti nella stessa direzione. Per cui do la parola a Maria Luisa Mammone del Comitato Arcigay di Catania mentre ritorna la luce, e saluto anche Antonio Migliazza che è qui in sala con noi, segretario dell'associazione Arcigay Catanzaro, che saluto affettuosamente, e do la parola a Maria Luisa. Grazie. Allora, vorrei allacciarmi a quello che ha detto sulla lotta politica, e su questo vorrei fare una piccola citazione che è nota, sdoganata, strasdoganata, ma è sempre bene farla. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi venne a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Questo è un sermone del pastore Martin Niemöller, non uccidetemi se lo dico male, sull'inattività degli intellettuali tedeschi in seguito all'ascesa del potere dei nazisti e delle purghe dei loro obiettivi scelti, gruppo dopo gruppo. La poesia è molto conosciuta, è stracitata, ed è un modello popolare per descrivere i pericoli dell'apatia politica, appunto legandomi al problema politico. Perché il problema è politico fondamentalmente, è sociale, di tutti, la polis siamo noi. Noi già a giugno come associazione, in occasione delle elezioni comunali di Catanzaro, abbiamo avuto la possibilità di incontrare due dei candidati a sindaco che hanno richiesto la nostra presenza, e in quell'occasione, come diceva anche Belfiore, abbiamo avuto la possibilità di fare delle richieste, e abbiamo richiesto per l'appunto l'attuazione della rete Readi, che in quel momento ci sembrava più necessaria. Poi vabbè, erano promesse elettorali. Due, c'è da dire, sì, no? Sì, però sono nel uno sì. Uno sì. Oggi vorremmo delle nuove proposte. Giustamente la Certi Diritti porta la rete Readi qua, noi ci impegniamo prettamente sul nostro territorio. Oggi noi pensavamo di proporre la possibilità di creare uno sportello di ascolto proprio per tutte le persone omosessuali, omoaffettive, con qualsiasi modo le vogliamo definire, per tutti coloro che hanno una discriminazione, perché qualcuno gli dice che non possono essere ciò che sono, non posso essere come sono. Lo sportello lo vorremmo aprire nella sede universitaria, perché l'università è la culla del nostro futuro, lì ci sono le menti che si formano, che domani faranno il mondo, e abbiamo pensato proprio alla sede universitaria. In merito a questo chiediamo l'appoggio ovviamente dell'amica Alessia Bausone, che da quando è a Catanzaro ci ha dato un grandissimo aiuto sotto tutti gli aspetti, anche legali. Sappiamo che è ben inserita nell'università perché lì lavora, e quindi le chiediamo un impegno
alla creazione di questo sportello, se per lei va bene. Grazie. A prescindere. A prescindere. A Catanzaro si fanno piccole lotte tutti i giorni. Catanzaro è una città particolare. Belfiore proponeva un Pride, speriamo di poterlo fare un Pride, magari non quest'anno, magari con un po' di calma. Catanzaro purtroppo è una città che non risponde per quanto ci riguarda, ma noi un passo alla volta, come le formichine, stiamo cercando di creare un bel percorso e di essere pronti ad ogni evenienza. Sì, l'Onda Pride nacque su proposta nostra da Napoli. Oggi sono 25 le città che ogni anno in Italia fanno il Pride, ma ne possono essere 50, ma forse 8.000, tutti gli 8.000 comuni italiani possano fare un Pride. Il prossimo anno tenteremo noi di fare un Pride assurdo per certi punti di vista, quello a Pompei, ricordando un vecchio, ci sta qualcuno del movimento LGBT, quello di qualche anno fa in sala tra di noi. È il primo Pride nazionale di Napoli del 95, era Yes Soul come slogan, ma il vero slogan fu la Madonna di Pompei vuole bene pure ai gay, quindi noi torneremo a Pompei perché in qualche modo crediamo che ovunque si possa fare il Pride, si possa fare a Catanzaro, a Reggio, ovunque, bisogna accordarsi e trovare un modo perché l'orgoglio della comunità omosessuale sia ovunque in questo paese. Per cui lascio la parola ora all'amica Lavinia Durantini del comitato di Arcigay Cosenza e poi a Lucio Dattola per il comitato di Reggio Calabria. Quello di stasera, con tutti gli interventi che abbiamo, riesce a dare uno spettro molto ampio di quelle che sono le visioni. Già solo vedere quanto gli interventi siano diversi e con diverse prospettive, ottiche su quella che è la visione di quello che è anche solo la Calabria e come gestirla, dà un'idea di quanto sia per ognuno. Intanto parte dall'espressione del personale, del vissuto personale, pensare come poter affrontare quello che succede, come poterlo vivere, e poi ci si butta, quando se ne ha la forza e l'occasione, in un'associazione per tentare di affrontare in qualche modo quello che viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle. Io penso che quello che diceva Salvatore prima è vero, la Calabria negli anni ha avuto un numero bassissimo di segnalazioni, e questo è il motivo per il quale l'UNAR tanti anni fa ha fatto un obiettivo convergenza, un progetto con l'obiettivo convergenza sulla Calabria. Antonello, Lucio lo sanno meglio di me, Lucio era il coordinatore allora di questo progetto quando ne feci parte anche io, e facemmo in modo di raccogliere delle segnalazioni sulle regioni dell'obiettivo convergenza. Una di queste regioni era ovviamente la Calabria, perché la Calabria oggettivamente è una regione che non raccoglie un grande numero di denunce, e su questo si potrebbero fare un'analisi sociologica, sociale, civile, enorme, che non, onestamente non spetta a noi, non compete a noi fare, perché noi ne facciamo un'analisi parziale, noi ne facciamo un'analisi da associazione che tenta di raccogliere delle segnalazioni e che può dire oggettivamente, da punta antenna, da coordinatore, che le segnalazioni sono state poche, parziali, e nel 90% dei casi segnalazioni che volevano restare anonime, segnalazioni che non volevano uscire all'esterno. Allora noi, da persone che di questo settore in qualche modo conoscono qualcosa, sappiamo che queste segnalazioni non avevano voglia di uscire perché c'è un vissuto dietro, ci sono delle preoccupazioni, ci sono delle storie come quella che sta vivendo Antonello, di qualcuno che poi rischia di essere sbattuto fuori di casa, di qualcuno che avrà dei problemi con la famiglia. Ci sono tante e variegate storie dietro alle segnalazioni, a delle vite, a delle denunce che non vengono fatte. E allora il motivo per cui negli anni si tentano determinati approcci e tanti modi per affrontare queste cose. Le denunce vanno sempre raccolte. E il motivo per cui in Calabria credo che abbiamo un numero di associazioni LGBT sconvolgente e sconfinato. Perché le diversità, quello che diceva Morena stamattina, le diversità sono una ricchezza, è verissimo. E credo che sia verissimo anche nelle associazioni, rispettare le diversità di ognuno anche nelle associazioni, perché ognuno possa gestire le associazioni come crede, è giusto nell'ottica in cui possiamo accogliere le persone in una maniera più proficua quando lo possiamo fare nel nostro modo. Se poi, come l'arcobaleno che citava Morena stamattina, però siamo in grado di collaborare e coordinarci in maniera proficua, come giustamente diceva Mirella prima. Collaborare e coordinarci vuol dire, nel rispetto delle diversità di tutti, quando serve, quando c'è un obiettivo comune, farlo. Farlo vedendo l'obiettivo finale, farlo nell'ottica in cui non serve essere i primi in lista, non serve essere quello di cui esce il nome, serve fare l'obiettivo, serve avere l'attenzione per quello che stiamo andando a portare avanti.
Perché che lo faccia certi diritti, che lo faccia le Telemford, che lo faccia Arcigay, che lo faccia diversi uguali, che lo faccia chiunque, che lo faccia il Partito Democratico perché porta avanti una legge, però ha consultato Tizio, Caio, Sempronio no, però Sempronio lo chiama domani, non importa. L'importante è l'obiettivo che si sta portando avanti, l'importante è farlo in maniera pulita, l'importante è che oggi o domani vengano ascoltati tutti e che ci sia attenzione verso l'obiettivo. Io credo che siamo un gruppo di persone assolutamente attente sul territorio. La dimostrazione è il fatto che oggi siamo tutti qui. La dimostrazione è il fatto che mai si è lasciato scoperto questo territorio. Da anni ormai le associazioni che noi rappresentiamo hanno l'intenzione, l'obiettivo di non lasciare scoperto il territorio, e non perché ci importa avere la poltrona, l'obiettivo, la fama, essere qui a farci vedere. Perché sappiamo perfettamente quante persone ieri e oggi hanno vissuto il terrore di essere sbattuti fuori di casa, di vedersi alzare le mani dai propri familiari, di sentirsi offendere a scuola o sul posto di lavoro. Abbiamo fatto un progetto che si chiamava Diversity on the Job, i nostri comitati insieme, e abbiamo avuto difficoltà a trovare dei ragazzi che volessero avere un lavoro pagato perché dovevano dichiararsi come gay sul posto di lavoro, e questo creava un problema, e li pagavamo per lavorare. Però creava un problema, siamo nel 2017. E questo è vergognoso, perché avevano l'accompagnamento, avevano delle persone che gli stavano dietro, non dovevano dichiararsi al mondo. Era un ufficio di lavoro in cui ti andavi assunto con l'accompagnamento di Arcigay, lo sapeva solo il datore di lavoro. A posto. Abbiamo avuto difficoltà a fare un numero decente di persone che andassero a lavorare, eppure conosciamo già solo noi un numero sconvolgente di persone della nostra età che hanno difficoltà a lavorare in Calabria. Però c'è talmente tanto terrore nel frequentare anche solo noi che siamo persone dichiarate, perché allora l'amico parlerà, dirà, è questo che dobbiamo andare a combattere. Eventi come questo servono per portare una cultura della conoscenza, e una legge contro l'omotransfobia serve perché domani nessuno debba continuare a dire che è solo un'opinione, che è solo un'idea, andare a dire in giro, andare a sconvolgere la vita delle persone, offendendole, denigrandole e distruggendo la loro vita. Perché non funziona così, perché la vita degli altri vale tanto quanto la nostra, e finché non passerà questo messaggio un sacco di vite saranno distrutte per delle parole sputate a caso. Per cui vi ringrazio per l'attenzione, per una giornata così lunga che in questa pioggia credo ancora non andrà a termine, ma vi ringrazio perché le giornate così sono l'importanza di anni e anni di lotta che spero non avranno termine così breve, così a breve. Quindi grazie. Do la parola all'amico Lucio D'Attola del Comitato Arcigay di Reggio Calabria. E devo dire che è una giornata molto bella e importante. Sono sempre contento di tornare in Calabria, dove ho vissuto anche dei Pride molto belli, quello di Tropea. Cioè, due anni fa abbiamo fatto il Pride a Tropea, dove eravamo tutti in quell'occasione. E credo che ritornare qui in questa terra dopo questo spiacevole episodio, ma dopo quel Pride, significa che qualcosa si sta aprendo, si sta rompendo, si sta finalmente entrando nel territorio, e queste iniziative devono assolutamente moltiplicarsi. Lucio. Sì, allora intanto buonasera a tutti. È da stamattina che probabilmente lo sentite ripetere, almeno noi dal viaggio dalle 8 di mattina che ce lo ripetiamo, siamo qui per quello che è successo quest'estate a Ricati, e io ancora una volta a quest'ora voglio ricordare e ringraziare la coppia dei ragazzi che ha avuto il coraggio di denunciare quello che ha subito, perché già questo è un primo dato fondamentale che però, attenzione, si aggiunge ad una serie di dati. Ho scritto un intervento che manderò agli organizzatori, chiaramente mi associo ai ringraziamenti e ai saluti che ha fatto Antonello agli organizzatori per non prendere ulteriore tempo. Vi manderò la relazione, ma non la leggerò perché diventa un po' pesante, ma sono solo 3 pagine. Vi dico i concetti principali che sono emersi nella riflessione su come incontrarci stasera. Allora, innanzitutto, da stamattina nessuno dei relatori ha parlato di dati eventualmente precedenti all'evento di Ricati, né tantomeno, e a questo tavolo mi sembra che ci sia stato un innalzamento importante del focus, diciamo uno zoom importante sulla realtà LGBTIQ della Calabria. Allora, questa è una pecca grossa, perché se si va a lavorare in un territorio
si va a lavorare intanto raccogliendone i dati. Questa è la famosa metodologia scientifica, da Galileo Galilei in poi sappiamo come va. Allora devo raccontarvi cosa è stato fatto a Vibo, non a Reggio, non a Cosenza, non a Catanzaro. E chiaramente il primo emblematico e probabilmente il più riconosciuto evento è stato proprio il Calabria Pride 2016. E non è un caso che le tre arcigay, durante una riunione regionale a Reggio Calabria di fronte al presidente nazionale, abbiano proprio scelto e discusso dove fare il Pride. Chi c'era se lo ricorda, sì. Con varie opzioni, con varie possibilità. E in quella sede si scelse proprio Tropea per varie motivazioni, soprattutto perché tante segnalazioni arrivavano dal vibonese. Allora, parlare di Pride non vuol dire scegliere dove farlo. Questo lo dico a Salvatore, del quale ho apprezzato la relazione. Parlare di Pride vuol dire riuscire a costruire una rete talmente fitta che sia in grado non solo di realizzare l'evento, ma, cosa ancora più difficile, riuscire a sostenere il peso sociale e politico che quel Pride, il messaggio di quel Pride, che non si può perdere il giorno dopo il Pride. Allora, il primo, appunto, questo primo dato, io vi voglio raccontare la mattina dopo il Pride, quindi a cose finite, dopo le centinaia di incontri con questura, prefetto, prefettura in generale, oltre che prefetto, assessori, comuni limitrofi, proprio realtà territoriali e cittadini quotidianamente. Signora, posso lasciare la macchina qui? Stiamo organizzando il Pride, è un problema? No, non ci sono problemi, la può lasciare. Quindi far passare un messaggio oltre ciò che è, proprio facendolo camminare per le strade prima ancora del corteo. E vi racconto questa esperienza, che è stata bellissima. Mi pare che c'era Antonello presente la mattina dopo il Pride, una signora con i capelli bianchi sulla settantina che si avvicinò e si mise a parlare della manifestazione dicendoci assolutamente piena adesione, ma io avrei fatto meglio così, avrei fatto, cioè, con un rapporto che non era semplicemente bello, ma era proprio un confronto di crescita per noi e per lei. Quindi il Pride non è tanto semplice da scegliere, no? Soprattutto se dobbiamo valutare quello che è l'effetto sulla Calabria, e sono convinto che fare un Pride a Catanzaro avrebbe un effetto politico fortissimo, bellissimo. Abbiamo la forza di gestirlo? È questa la domanda sulla quale io sono disposta a lavorare da qui a 8 mesi, 9 mesi. E quindi il primo punto, questo primo dato sul Calabria Pride 2016. Tralascio i vari attacchi che sono arrivati a Pizzo, che sono arrivati a Tropea, perché rimangono azioni stupide di persone piccole e stupide. Secondo dato, voi non so se lo sapete, ma il Rotary Club di Vibo Valentia ha organizzato per 2 anni 2 incontri, ed è l'unico club service calabrese ad aver fatto una cosa del genere, al 501 di Vibo Valentia. Il 501 è stato l'emblema dagli anni 60 fino a circa 10 anni fa di Vibo, no? La realtà degli albergatori vibonesi si riconosceva nel 501. Il Rotary Club ha fatto questi 2 incontri, uno su coppie di fatto e unioni civili, un altro su omofobia e discriminazioni. Questi sono dati importanti che arrivano dal territorio. Un terzo e ultimo dato sul vibonese, non perché non ce ne siano altri, ma perché questi sicuramente sono i più importanti, no, sono anche proprio i più fondati, il progetto Armellini di cui parlava poco fa Mirella. Noi abbiamo concluso questo progetto a giugno, ed è stato un progetto su bullismo omofobico, discriminazione e violenza causate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, che ci ha dato la possibilità di realizzare 9 laboratori,
lavorare a stretto gomito con 20 insegnanti per l'organizzazione specifica di formazione diretta agli studenti. Abbiamo incontrato e ci siamo confrontati con circa 400 studenti nelle 60 ore di progetto. Perché dico questo? Dico questo perché ben venga qualunque momento di incontro e scambio di questi dati, ma dico questo perché stamattina io mi aspettavo che la Regione prendesse una posizione netta e chiara rispetto a cosa intende istituzionalmente per omofobia. E mi permetto di rivolgermi direttamente a chi di competenza, cioè ai firmatari di una proposta di legge dubbia e al Presidente della Giunta regionale. Noi non possiamo pensare, come è uscito anche da vari interventi, che ok, è fatta la legge, abbiamo risolto l'omofobia. Fare la legge contro l'omofobia senza ascoltare, incontrare, confrontarsi, magari anche scannarsi, ammazzarsi se è del caso, ma farlo in maniera trasparente, pubblica, di fronte a tutti. Stamattina è stato chiesto, per chi non c'era, un consiglio regionale aperto sulla legge contro l'omofobia da parte della presidentessa, da parte della consigliera di parità regionale Tonia Stumpo. Allora, io da calabrese gay mi sono sinceramente stufato di trovarmi qualcosa calata dall'alto che deve incidere in qualche modo sulla mia realtà. Non mi va bene, questo io non lo permetto, soprattutto laddove è facile perdere di vista quello che è l'obiettivo di una legge, perché una legge regionale non è firmata da noi comuni mortali e popolo, ma è firmata da un consigliere regionale, quindi ha un portato di interessi di partito che non vanno bene. Una legge contro l'omofobia, con le azioni che sono state portate avanti, non dico solo a Vibo, ma dico in Calabria, non può prescindere dal confronto con tutto questo tavolo, perché chi si sporca le mani nel fango di questa terra siamo noi. Le mani sporche, le unghie rotte, i pianti, le lacrime raccolte, le abbiamo raccolte noi. Le poche azioni fatte, dico poche di fronte allo zero relativo ai finanziamenti per le azioni, chiaramente non bastano, chiaramente non possono bastare. E allora cosa fare dopo questa premessa? Intanto quattro punti ho individuato e ve li voglio regalare. Primo punto, attuare politiche che possano agevolare l'emersione delle persone gay e il sostegno al coming out, e politiche di sostegno al coming out. Mi sembra che sia uscito stamattina una nota stonata, mi permetti Massimo, ho sentito a un certo punto outing, non scivoliamo, perché su questo noi ci siamo fatti un mazzo così, Massimo. Noi qui abbiamo bisogno di persone che competenti, specifiche, che abbiano ben chiaro l'obiettivo e che soprattutto siano trasparenti, che ci vengano a dire, sai che c'è, facciamolo, lavoriamo insieme, mi metto pure io con te a sporcarmi le mani. Ogni giorno. E quindi politiche di sostegno al coming out, cosa intendo? Intendo non solo e non semplicemente sì, noi mettiamo a disposizione uno psicologo a sostegno di chi si dichiara gay. No. Prima cosa, e questo è uscito proprio da parte della presidentessa della commissione regionale stamattina, pari opportunità. Il primo coming out deve avvenire all'interno della realtà politica istituzionale calabrese. Quando ci fu la strage di Orlando e ci fu, scusate se mi permetto, ma tanto ormai sono sputtanato, scusate anche i termini, ci fu la chiamata delle vacche a Reggio Calabria di tutti i sindaci della città metropolitana, era il giorno dopo la strage di Orlando. Il presidente Oliverio chiamò a sé tutti i sindaci della città metropolitana e di Reggio Calabria, teatro Cilea pieno come un uovo. Io chiesi al sindaco di Reggio e a chi potevo contattare di fare un passaggio da quel palco, essendo presente anche l'onorevole Minniti, di fare un passaggio da quel palco per le vittime della strage.
chiaramente non è uscita una volta la parola gay, non è uscita una volta la parola omosessuale. No, è stato detto che eravamo tutti scossi in quella giornata perché era successa questa tragedia. Mi dispiace. L'onorevole Minniti avrebbe dovuto dire chiaramente che le vittime di quell'attacco erano vittime gay. Questa è omofobia istituzionale. E questo lo dico non per l'applauso. Finisco Alessia. Non lo dico perché con Marco Minniti abbiamo, come dire, io lo conosco da tanto, Marco Minniti, io sono di Reggio, anche la mia vita politica è di Reggio, e abbiamo avuto modo di confrontarci spesso, e non solo con Marco Minniti, quindi io sono convinto, cioè quello che sto dicendo è pubblico su Facebook, non è una cosa mucciata, è un po' una posizione che io ho preso e che porto avanti coerentemente con le mie idee e con i miei principi, è una mia opinione. E per me evitare di dire che l'attacco è stato fatto in un locale gay e che le vittime di quell'attacco erano persone gay da parte dell'onorevole Minniti è stato un atto di omofobia istituzionale, per quanto mi concerne, soprattutto essendo stato avvisato. Cioè non è che abbiamo fatto il presidio, per questo vedi Alessia, è proprio su questi dati che io credo dobbiamo lavorare, sulla circolarità di questi dati. Però scusami Carlo, noi bacchettiamo la stampa quando per un omicidio di un ragazzo, omicidio ma la politica non è la stampa, Morena. Scusatemi un attimo. Allora, scusami un attimo. Allora, visto che la questione del gay ucciso è qualcosa che ci ha toccato poi direttamente a Napoli. Allora, una giornalista del Mattino mi contatta per dirmi se domani un musulmano uccide un ebreo, io lo devo scrivere che è stato ucciso un ebreo, ma perché era ebreo che è stato ucciso. Quando sono stati uccisi a Orlando più di 50 ragazzi omosessuali, l'azione terroristica puntava ad uccidere persone omosessuali perché era un simbolo dell'Occidente. Perché in quel caso era l'omosessualità in quanto simbolo occidentale a dover essere colpito. Voglio solo dire una cosa. Punta a colpire i simboli dell'Occidente, e quello è un simbolo dell'Occidente, perché mentre da una parte del mondo le buttano dalla torre e li ammazzano buttandoli dalla torre gli omosessuali, da un'altra parte del mondo in qualche modo si stanno costruendo degli argini, dei diritti, qualcosa che quel mondo non accetta perché lo vede diverso da sé, per cui quella, la causa di quell'attacco terroristico era l'omosessualità. Il ragazzo ucciso, che lo chiama ragazzo gay, omicidio maturato in ambiente omosessuale, non c'entra niente l'orientamento sessuale con l'omicidio di quel ragazzo, è la gelosia il movente di quell'omicidio, non è l'omosessualità del ragazzo. Lì puntavano ai ragazzi omosessuali in quanto simbolo di un Occidente che in qualche modo riconosceva diritti che una parte del mondo non vuole riconoscere, cioè è profondamente diverso la cosa. E proprio a questo si collega il secondo punto e la seconda proposta, cioè la formazione e la partecipazione vera, la presenza, il metterci la faccia delle istituzioni, della classe politico-istituzionale. Formazione prima e poi partecipazione. Ancora abbiamo una classe politica troppo timida nelle azioni che pone in essere, lo vediamo, non ce ne sono. Certo, quando vengono fatte le dichiarazioni ufficiali così non è. Quando vengono mandati comunicati, messaggi, sì io partecipo ma non posso venire, ho cose più importanti, no io ci sarò però qua. E questo mi sembra che già la presenza istituzionale stamattina sia stato un bel segno, Massimo. Io credo che oggi avere l'assessore, i consiglieri, certo, sappiamo le linee, i fili che legano il tutto. Terzo punto, la costruzione di reti trasversali tra mondo della cultura, del turismo, del lavoro,
dedicate e formate in modo da tutelare i soggetti a rischio di discriminazione. I decreti legislativi 215 e 216, che sono stati richiamati in maniera perfetta da Morena, parlano proprio di questo, indicano quelle che sono i quattro fattori di discriminazione, che sono stati la base del progetto di cui parlava Lavinia, cioè il Diversity on the Job, che ci ha permesso di non solo dare lavoro per 3 mesi a 15 soggetti, a 15 persone, ma anche e soprattutto di fare delle ore di formazione nelle aziende del territorio sulla questione discriminazione, violenza, la scuola a tutti i livelli e realtà LGBTQ. In questo io credo che noi ormai dal 2010 a Reggio lavoriamo nelle scuole di tutta la provincia, facciamo un lavoro splendido, abbiamo un gruppo scuola, abbiamo fatto vari progetti col Ministero, abbiamo ricevuto tanta formazione da parte proprio del MIUR, da parte dell'UNAR negli anni. Il primo punto che portiamo avanti è proprio quello non di dire tu istituzione ci devi mettere, o tu provveditorato agli studi ci devi mettere nelle condizioni, ci devi dare il finanziamento per entrare nelle scuole, ma è quello di andare a parlare con i professori, con i presidi, con i dirigenti scolastici, con il personale amministrativo delle scuole e capire intanto se esiste la necessità di emersione di questo dato. E questa è la prima base, il primo screening, fatto di concerto chiaramente con l'Ufficio Scolastico Nazionale di Arcigay, e queste però sono azioni che, proprio perché chiedono una competenza e una formazione specifica, hanno bisogno di finanziamenti e non possono bastare quelli previsti, almeno quelli neanche previsti, direi promessi, perché siamo a questo livello. Niente, in conclusione io vi ringrazio veramente per avermi dato la possibilità di essere qui e per avermi anche ascoltato, anche con le dovute critiche e i dovuti dubbi, perché accetto e reputo assolutamente costruttivi. Penso che il lavoro per iniziare a lavorare tutti insieme debba essere una 3 giorni di racconti di cosa è la Calabria, interna intanto, per capire qual è l'humus dal quale bisogna partire, dove può attecchire un determinato messaggio e capire bene quale messaggio far passare. Vi saluto da orgoglioso gay calabrese. Grazie. Il tavolo è chiuso. Io volevo solo riportare un'ultimissima cosa, ovvero dopo ci sarà un intervento importante di Massimo Battaglio su dei dati di raccolti in Italia sui reati di omotransfobia, le discriminazioni denunciate alle forze dell'ordine, ma in grosso anche pubblicamente attraverso la stampa. Una piccola esperienza personale, io correggimi Massimo poi dopo, credo che Napoli sia tra le città italiane in questo momento dove c'è stato il maggior incremento di denunce. C'è stato maggior incremento di denunce di reati di aggressione ai danni delle coppie, danni delle persone LGBT. Non è che Napoli si sia scoperto omofoba da un giorno all'altro, la città dei femminilli in qualche modo, anche con un certo grado di accettazione all'interno di alcuni tessuti sociali. Il fatto è che però innanzitutto abbiamo uno strumento nuovo a disposizione, sono i social network. Questo è lo dicevo prima con il professor Arcangeli, è un qualcosa che è nato attraverso una denuncia social, tutto sommato, che scavalca anche quello che è la libertà di stampa limitata di questo paese. La stampa segue i social network e le denunce che avvengono attraverso i social network. La seconda cosa è l'emancipazione della comunità LGBT. La maggior parte dei casi che noi registriamo, di ragazzi che vogliono denunciare, sono tutti giovanissimi.
consapevoli dei propri diritti. Quando vengono in sede e mi dicono stavamo mano nella mano a Piazza Dante e ci hanno cacciato, io voglio che questa cosa la gente lo sappia, voglio denunciare anche alle forze dell'ordine, sono tutti ragazzini. Quando arrivano i quarantenni in su, purtroppo sono quarantenne, ti dicono pure no, ma io ho provocato nel tenermi mano nella mano, interiorizzando lo stigma dell'omofobia in questo paese. Quindi è necessario in qualche modo lavorare nel denunciare quanto più possibile, anche in anonimato in un primo momento, i casi di omofobia e transfobia. Serve per creare fiducia nella comunità e serve che anche la politica dia dei gesti di fiducia. Quando ci fu la questione, il caso di Orlando, la strage di Orlando, a Napoli il colonnato di Piazza Plebiscito fu illuminato di Rainbow. Il presidente Obama l'ha riportato sul proprio Facebook quel colonnato illuminato di Rainbow. Sembra poco? No, quel colonnato illuminato di Rainbow ha dato la fiducia alla nostra comunità cittadina di uno Stato presente. Di uno Stato presente che è lì e che dice... Quello è un simbolo, è il simbolo della città che condanna quell'aggressione, è la città tutta che condanna quell'aggressione nei suoi simboli. È fondamentale avere questa comunicazione politica, dove oggi la politica coincide quasi totalmente con la comunicazione. Una corretta comunicazione significa oggi poter fare una politica forse più corretta, e serve poter denunciare tutto. Tutto ciò che accade va denunciato in qualsiasi momento, anche se in un primo momento in anonimo, anche se non alle forze dell'ordine in un primo momento, ma va reso pubblico, perché è un effetto domino. Denuncia uno, ti contattano quattro per denunciarti casi simili, ed è fondamentale fare questo. Se si inizia non ci si ferma più, purtroppo. Purtroppo era una battuta per dire che a volte però non abbiamo però gli strumenti per reggere tutto ciò, perché se noi denunciamo, scuotiamo il vaso e viene tutto a galla, poi però non abbiamo la casa di accoglienza per i ragazzi cacciati fuori di casa, non abbiamo le associazioni che hanno gli strumenti adeguati per poter agire, non abbiamo le leggi necessarie per poter agire. Allora noi il vaso lo dobbiamo scuotere, però dall'altra parte dobbiamo scuotere la politica perché faccia il proprio mestiere. Io vi ringrazio dicendo che, chiudendo con una citazione che spesso faccio nelle scuole e che secondo me la dice lunga sul fatto del lavoro culturale che dobbiamo fare in questo paese. Vi cito Foucault, Michel Foucault, che diceva che in questo paese se si vedono due omosessuali, anzi due ragazzi, andare a dormire nello stesso letto, questo in fondo lo si tollera. Ma se il giorno dopo li si vede mano nella mano o teneramente abbracciarsi o baciarsi per strada, questo non lo si perdona, perché non è la prima mossa verso il piacere a essere intollerabile, ma è il risveglio felice. È questa ipocrisia di fondo che dobbiamo vincere in questo paese, e la dobbiamo vincere con convinzione, denunciando, parlando in tutti i luoghi, in tutti i modi. E per cui vi ringrazio di questa iniziativa e do la parola a un dibattito, prima di ringraziare anche l'amico Franco Grillini, Gay News, che hanno in qualche modo aiutato spesso le nostre denunce. Ci tenevo a farlo perché era un ringraziamento doveroso. Speravo che Franco Grillini oggi poteva essere qui con noi, speriamo che ci sia in altre occasioni, perché Franco è uno di quelli che ha fatto comunicazione vera in questo paese e che oggi con Key News spesso ci troviamo, anche in questo caso di Ricadi, dalla nostra parte vicini. Quindi grazie, e apro anche un confronto brevissimo, visto poi i tempi stringenti.